Oggi facciamo uno scherzo molto divertente. In pratica ho trovato su eBay dei gratta e vinci finti che ti permettono di vincere 10.000 euro certi. E la cosa bella di questi gratta e vinci che non sono quelli finti del cavolo che trovi su Amazon che si vede palesemente che sono finti, ma sono letteralmente identici spiaccicati a un gratta e vinci vero. Cioè raga, guardate, voi direste mai che questo è finto? Lo direste mai? No, l'unica cosa che c'è che non funziona è questo codice a barre che è completamente a caso inventato. Quindi quando mio padre andrà a ritirare il primo dal tabaccaio, diciamo che gli dirà che è finto. Sì, ci divertiremo. E per rendere il tutto ancora più credibile, adesso vado al tabacchino e non ne compro uno o due simili a questo da un euro, ma ne compro 30-40. Così già mio padre si arrabbia un sacco perché ho preso 30-40 gratta e vinci. Però poi, boom, ci sarà la chicca. Cioè uno vincente da 10.000 euro. Più o meno, nel senso vincente. Ci siamo capiti. Sto andando adesso a comprare i gratta e vinci. Speriamo solo che il tabacchino sia aperto perché chiude tra esattamente 4 minuti. Raga, che sfiga. Il tabacchino ha appena chiuso in questo momento. Ti chiedo 30 gratta e vinci da un euro. Yes, 30. Ce l'abbiamo fatta, ce li abbiamo. 30 gratta e vinci da un euro. Guarda cosa ho comprato, guarda cosa ho comprato. Boom, 30 gratta e vinci, tutti per te. Tutti per te. Ma l'abbiamo fatto già l'altra volta, non si vince un cavolo con sta roba. Cosa spendi i soldi? Guarda, 30 gratta e vinci, tu li hai visti. Fermo un attimo il video perché tutte le volte che entri sono in tuta. Sembra che io vivo in tuta. Aspetta un attimo, mi vado a cambiare e poi lo rifai. Intanto raga, qua in tasca ho quello finto. Papà, ci sei? Vieni. Ma questo qui non è la tuta cosa di solito. Altra, però sempre, se no sempre che sono sempre in tutte, invece questa beh, è uguale alle solite. Ragazzi, mio padre è sempre vestito uguale. Comunque sei carico per questi gratta e vinci, dai, che sì, ho speso un po' di soldi. Spiegami come si capisce. Devi grattare, sono se il numero uno. Ma lo facciamo insieme, vai lì. Let's go. È arrivato il momento di grattare. E ne ho preso anche un 800. Fare il progetto senza schema, quelle di dai, sbrigati, grattiamo. Ma io, a parte scherzi, Luca, non so neanche come si fa a capire se uno ha vinto o perso. È una cavolata a capire se hai vinto o perso. Cosa devi guardare? I numeri devono essere uguali, papà, è semplicissimo. Perché è un numero, vedi, esatto. Se ci sono praticamente i numeri uguali. No, aspetta, scherzo. No, aspetta che sto capendo, carta bonus. No, devono essere uguali i numeri, devono uscire i numeri uguali. Io potrei vincere 10 euro, Cioè devono essere uguali? Sì, 5, 4, perfetto, non ho vinto niente, carta bonus. Niente, non ho vinto nulla, incredibile. Esatto, prendo qua, era? Nulla, non ho vinto ancora niente. No, qua era 10.000, vedi che mi girano. Era 10.000? Sì. Ma non dire che volevo, era 10. Guarda, era 10.000 qui, assurdo. 10.000 avevo anch'io. Ah, ma perché anche il segno deve essere lo stesso. E certo, deve essere tutto uguale per vincere. Cioè, quante spese per comprare tutti questi cosi? 30 euro. Porca. Dai, scusate, non venire. 30 euro facevo la spesa per 24 minuti. Sto continuando a perdere. Ci vedi che non ho ancora vinto nulla? Ma com'è possibile? Qui ho due carte uguali. Dove? Due. Aspetta, faccio la cifra. Vai, adesso. Vediamo il premio. Raga, due carte uguali. Ma va. Un euro! Già non si dice, ragazzi. Due carte uguali, un euro. Però almeno tu hai vinto qualcosa. Oh, oh, oh. Cado. No, fiori e picche. Ho letto 370 euro. Niente, non ho vinto niente ancora. Cioè, ma è assurdo, ma in nessuno si vince. Perché ce ne sono due uguali? Vai, momento della verità. Oh, oh, oh. Vieni qui. Non ti casare per niente. È arrivato 10k. Non ti casare per niente. Fammi leggere le istruzioni. Qual è questo? Sì. Sto scherzando. Guarda. Io di strobi che non ci ho capito niente. Se vince 10.000 euro, chiamatevi. Sì, Sara. Su tutti i miei. Questo sono 10.000. Ma va. Guarda, leggi qua. O sono scemo io, leggi qui. C'è qualcosa che non va. No, Luca, non va che abbiamo il culo. Assurdo! Ed è il premio massimo! Chiama la mamma, che lei le capisce queste robe. Luci! Stop alla neck, non mi interessa. Il video, se abbiamo vinto 10.000 euro non mi frega un cazzo. No, se abbiamo vinto 10.000 neanche mi interessa della rec. Mamma! Oh, 10.000! Tu sai leggere i gratta e vinci. Gratta e vinci. Ma non sta registrando nessuno. Stavo registrando, ma guarda questo. Secondo te sono veramente 10.000? Guarda, numero, cifra. Guarda, se tu li sai leggere. Vedi che è uguale? Può essere mai che abbiamo vinto 10.000 euro? Due uguali, solo due uguali ne servono. Numero del infatti banco. Che abbia letto tu e quello lì, non è che mi. Allora, leggi tu per favore. Leggi. Infatti, due numero del banco e numero sotto uguali. Ma non guardare dietro, guarda davanti. Fammi vedere, è vero.
l'ho detto! Assurdo! Vero. Cioè tu vai dal tabaccaio di 10.000 euro. E che ne so, io non ho mai vinto niente in vita mia. Porca miseria, oh ragazzi, prendo, me ne vado. No, Luci, non fare la scema. Dai, non fare la scema, non stropicciarlo. Ma non bisogna andare da un notaio. Cioè, bisogna da un notaio. Dai, Luci, 10.000 euro, finite 10 milioni. Oh, però comunque 10.000 euro, Porca troia. A me è stato consiglio. Non dici, ma chi se ne frega del video? Io ho 10.000 euro. Ma come chi se ne frega del video? Questo... Vai su Google a vedere se sono lordi o meno. Ma non è che te li danno tipo in gettoni d'oro? Gettoni d'oro, che cazzo siamo a Las Vegas? Che ne andiamo a fare un viaggio. Dove possiamo andare? No, però non dobbiamo spendere tutti, cioè dobbiamo spendere tipo soltanto tutti? 10.000 euro. Dobbiamo tipo, spendiamo tipo 2.000 euro per un viaggio di altri, 8.000 ce li teniamo. Hai capito? Teniamo anche 1.000, 9.000 ce li teniamo. Però non possiamo uscire il video, dici, cioè quella parte di là. Ma che cazzo me ne frega del video, Dio buono, Luca. Aspetta un secondo, fammi andare a cercare su internet. Vabbè, vado a cercare anch'io se li abbiamo vinti o no. Aspetta. Ragazzi, mio papà è gasatissimo, anche mia mamma. Ora, non voglio dirgli che è uno scherzo. Cioè, lo scoprirà quando il tabaccaio gli dirà che non ha vinto realmente niente. Già, quando stava per grattarlo, che sapevo che vinceva. Ragazzi, mi sta battendo il cuore fortissimo perché ho paura di far sgamare tutto lo scherzo. Papà, sono netti. Vuol dire che abbiamo vinto 10.000 euro pieni. Stai grattando anche gli altri? Stiamo provando uno alla fine. Guarda fino a che cifra puoi andare dal tabaccaio. Controlla tu su internet. Però adesso sono chiusi i tabaccai. Dobbiamo andare domani a ritirare. Dino, a che cifra i tabaccai ti rimborsano i grattevinci? È possibile riscuotere le vincite di importo lordo non superiore a 543 euro. Però almeno sai cosa dobbiamo fare. Andiamo lì a farcelo verificare. Cavolo, così vede che abbiamo vinto 10.000 euro. E a farcelo verificare la vincita. No, dobbiamo passare la vincita e quanto va allo stato, riscossione vincite, gratta e vinci. Il pagamento non avviene alla consegna di gratta e vinci presso il punto di vendita in un qualsiasi centro autorizzato e scegliere il metodo di pagamento in cui si desidera riscuotere cifre. Assegno circolare, bonifico bancario. Sì, ma qual è il centro autorizzato? E dobbiamo andare dal tabaccaio. Allora domani ci andiamo. Dai, domani andiamo dal tabaccaio, let's go. Ma lo vogliamo dire a tipo il nonno, alla zia, qualcuno? No. Diciamo, cazzo, noi vediamo se è vero, okay. Se è vero, al massimo compriamo un pacchetto di grissini. No, sto scherzando, dai. Non fare lo spammone con i tuoi amici. Non fare? Lo spammone con i tuoi amici di qua. Non lo dico a nessuno, vai. Assurdo, 10k. No, nessuna storia, non faccio niente, lo tengo per me, tranquillo. 10.000! Altri 10 di Rimo! Raga. Ci vediamo direttamente domani, quando vado al tabacchino a ritirare i soldi. Ma quindi quanto... Cioè, cosa vogliamo fare adesso? E Luca, andiamo a chiedere che cavolo bisogna fare. C'era scritto su Google che ti ridanno una ricevuta. E con quella ricevuta poi dopo tu loro ti mandano i soldi sul bonifico, con bonifico. E sai che a Napoli era successo che uno aveva rubato il coso, C'entra Napoli, non Napoli, anche a Milano è successo. Poi quando abbiamo la ricevuta poi dobbiamo andare semplicemente in banca. No, non dobbiamo andare in banca, ti fanno il bonifico. Cioè scritto, fanno bonifico. Così c'è scritto su Google. Ci sei? Fammi vedere un attimo il gratta e vinci, papà, perché voglio essere proprio sicuro. Dammelo un secondo. È questo qui. Allora un attimo. Sto anche registrando comunque. Ma perché devi registrare? Ti ho detto che non voglio che sia. Ma che cazzo fai? Non ce lo prendono così! Ma sei scemo? Ma che cazzo stai facendo? Ma tu sei completamente deficiente. Ma tu sei un cretino, ma perché l'hai buttato? Voglio vedere se cosa succede se perdi 10.000 euro, che reazione hai. Ma no, non può essere così. Eccolo qui. Luca, tu sei un cretino, se non ce lo prendi ti giuro che ti ammazzo. Fammi vedere. Perché io so perché l'hai stracciato. Perché è falso. Sì, ti ho fregato da tutto il giorno, anche ieri. L'ho ordinato su Amazon. Era uguale a quelli che ho preso. Identico. Perché mi sono fatto un film della Madonna che andavo in vacanza. Torniamo papi. Non ci credo. Però mio dai, non l'ha presa neanche troppo male, l'ha presa abbastanza bene. Io vi ricordo, raga, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, mi raccomando. E niente, adesso sto tornando a casa a piedi. Ragazzi, mezz'ora a piedi stavolta, vi giuro che si è veramente incazzato. Si aspettava tutta la mega super vacanza e invece non ho niente. Stavolta abbiamo esagerato, basta scherzi per un po'.